Uso e abuso dei videogiochi. Nessuno sa meglio di Riccardo che il troppo storpia, vale a dire, anche una cosa buona, come la cioccolata, diventa dannosa se consumata in quantità eccessiva. Se ne mangi troppa ti viene un bel mal di pancia. E che succede se rimani al sole troppo a lungo? Esatto, hai indovinato, ti puoi ustionare. Che male. Ma il problema di Riccardo non sono stati troppi dolci o il troppo sole. Il problema è stato passare troppo tempo a fare soltanto una cosa. Giocare con i videogiochi. Sì, hai capito bene, i videogiochi. Ci crederesti? Proprio così. Riccardo non faceva altro che giocare col suo videogioco preferito, continuamente. Non riusciva a smettere. In pratica pensava soltanto a quello in ogni momento della giornata, quando era a scuola, a cena, persino di notte, mentre tutti dormivano. Era ufficiale, i videogiochi si erano ormai impadroniti della sua mente, della sua vita e di tutto quello che prima era importante per lui. Riccardo era diventato una vittima della sindrome del vampiro del video. Fa un po' paura, non è vero? Beh, una ragione c'è. Funzionano proprio come i vampiri. I vampiri del video succhiano tempo ed energie ai giocatori, lasciandoli davanti al video con il viso pallido e inespressivo, lo sguardo vuoto e neppure un lontano ricordo dei compiti o degli amici. L'unico modo per liberarsi di loro è smettere di giocare o riuscire a porre un limite al tempo che si dedica al gioco. Più facile a dirsi che a farsi. Ti chiederai che cos'è successo a Riccardo? Beh, lascia che ti racconti. Tutto ebbe inizio in una piccola città. Non era un posto qualunque, lì tutti si conoscevano per nome, incluso il postino. Era un luogo in cui i bambini si riunivano per giocare insieme a celaio o a nascondino, oppure per prendersi cura tutti insieme dei giardinetti pubblici. E quando finalmente arrivò il compleanno di Riccardo, tutti i bambini del vicinato furono invitati alla sua festa. La festa di compleanno di Riccardo fu proprio fantastica. C'erano palloncini, giochi, torte, gelati e un sacco di regali. Misteriosamente, però, dopo che tutti i regali furono aperti, qualcuno trovò nel giardino dietro a casa un altro pacchetto con il nome di Riccardo scritto sopra. Il biglietto diceva: "Per Riccardo da V." Punto. Riccardo non conosceva nessuno il cui nome iniziasse per la lettera V. Ma decise comunque di scartare il regalo. Nella scatola c'era un videogioco dal titolo L'ultima sfida. Fino a quel momento Riccardo non aveva fatto caso ai videogiochi. I compiti, gli amici, lo sport lo tenevano troppo occupato per poter pensare ad altre cose. Ma la curiosità ebbe la meglio e il ragazzino decise di provare a giocare. Il poveretto non sapeva che i vampiri del video erano in agguato. Aspettavano il momento in cui lui stesso li avrebbe riportati nella sua vita. E fu proprio quello che Riccardo fece. Accese il videogioco e iniziò a giocare. Fu soltanto questione di tempo. Di là a pochi giorni Riccardo cadde nella trappola. Il ragazzino divenne preda del mondo virtuale, delle sue infinite sfide, livelli da completare, battaglie da vincere. Nell'istante in cui prese in mano il joystick del videogioco, tutto il resto perse importanza. Ogni cosa scomparve, divenne invisibile. L'unica cosa che Riccardo riusciva a vedere era lo schermo del video e il mondo che c'era dietro. Naturalmente tutto ciò rese i vampiri del video molto contenti, perché quanto più tempo Riccardo passava davanti a uno schermo con il joystick in mano, tanto più i vampiri diventavano potenti e tanto più difficile era sbarazzarsi di loro. Durante il giorno Riccardo era ormai ridotto a uno zombie, per il resto del tempo era un accanito giocatore di videogiochi, con gli occhi ormai fuori dalle orbite. Nessuno si rese conto di quello che stava succedendo a Riccardo, fino a che la situazione non fu davvero grave. Ormai Riccardo non faceva più neanche i compiti e i suoi voti iniziarono a peggiorare. Già, proprio così, Riccardo passò da studente modello a studente a rischio di bocciatura. E come se non bastasse, lasciò perdere anche la squadra di calcio, quella di basket, perché aveva deciso di giocare ai videogiochi ed era più importante quello che partecipare agli allenamenti o alle partite. Ormai era chiaro,
Per Riccardo i videogiochi erano diventati una fissazione. Di fatto ne era talmente ossessionato che a un certo punto non riuscì più a smettere di giocare, neppure per qualche ora, giusto il tempo di partecipare alla festa del quartiere con i suoi amici, come faceva ogni anno. E così, dopo quel giorno, gli amici smisero di chiamarlo. Riccardo rimase solo. Era solo con i vampiri del video, proprio come piaceva a loro, ai vampiri. Tristemente il tempo continuò a scorrere e prima che Riccardo se ne rendesse conto erano già passati parecchi anni. Tutti i bambini erano ormai cresciuti, se ne erano andati, a parte Riccardo, era rimasto incollato al suo joystick. Non soltanto il ragazzino era invecchiato giocando coi videogiochi, ma era scomparsa ogni cosa che per lui era importante. I suoi insegnanti, i suoi amici, persino la sua famiglia. Tutti lo avevano abbandonato. Gli unici amici che avevano erano il suo mondo virtuale. Era troppo tardi ormai per cambiare il passato? Svegliati Riccardo, è ora di alzarsi, disse la mamma, dandogli un bacio sulla guancia. È il tuo compleanno! Stupito, Riccardo scese dal letto e corse allo specchio. Si aspettava di vedere un vecchietto coperto di ragnatele con un joystick in mano, ma non vide niente di tutto questo. Era soltanto un sogno. Che sollievo! Buon compleanno, Riccardo, gli disse la mamma mentre gli consegnava il suo regalo. Su, aprilo! Con somma cautela, Riccardo aprì il pacchetto. Non credeva ai suoi occhi. La mamma gli aveva regalato proprio il videogioco del sogno. Riccardo si guardò attorno scrutando la stanza con occhi spaventati. Sapeva che i vampiri del video erano lì nascosti e stavano solo aspettando il momento buono per farsi avanti, ma questa volta non avrebbero avuto la meglio loro, pensò Riccardo. Quando Riccardo si alzò per abbracciare la mamma, dal pacchetto scivolò fuori qualcos'altro che cadde con un tonfo sul pavimento. Era un timer. Che cos'è? Chiese Riccardo. La mamma rispose, ogni volta che accendi un videogioco devi accendere anche il timer e quando suona significa che è ora di mettere via il gioco, chiaro? Poi con aria estremamente seria la mamma aggiunse, ah sì, un'altra cosa, questo timer ci aiuterà a tenere lontani i vampiri del video. Poi strizzò l'occhio a Riccardo e spiegò, non vorremmo che ti rubassero tutto il tempo. Riccardo rimase a bocca aperta per lo stupore. Forse alla fin fine non era stato un sogno.